Il nostro borgo è collegato, attraverso il ponte girevole, alla città vecchia e mostra con orgoglio le sue chiese e palazzi d'epoca che impreziosiscono e rendono questo luogo unico e molto raffinato. Tutti possiamo fare una bella passeggiata, ma perché non farla con una prospettiva diversa? Quella di alzare gli occhi ed osservare con più attenzione le innumerevoli decorazioni presenti. Prospetti di palazzi, realizzati con cura ed eleganza, tipica dello stile Liberty. Palazzi che rispecchiano l'entusiasmo della passata borghesia tarantina, orgogliosa di popolare la città di Brunare. Nonostante questa grande ricchezza, molto spesso non valorizziamo le opere d'arte presenti intorno a noi, con il rischio di perdere per sempre tante di queste meraviglie. A volte mancano cure adeguate, come operazioni di restauro o un controllo più efficace e attento. Ci troviamo quindi di fronte a bellezze architettoniche che necessitano di una riflessione forse un po' amara e legata purtroppo alla non consapevolezza del valore culturale e storico-estetico. L'architetto tarantino Davide Conversano aveva immaginato per la nostra città spazi regolari ed eleganti, distribuiti su una maglia scacchiera. Grazie al suo gusto e al suo talento, già alla fine dell'Ottocento vediamo il sorgere di edifici che ricordano le linee costruttive del Rinascimento, il gusto Liberty e neoclassico. Ogni città custodisce e porta con sé la propria storia, talvolta difficile e articolata, ma sono proprio il rispetto e la consapevolezza del passato che possono renderci più forti e lungimiranti. Ci auguriamo che vengano attuate adeguate strategie di sviluppo per Taranto, affinché si possano rivalutare queste enormi ricchezze e convertirle in vantaggi economici e turistici, con conseguente aumento di reddito e occupazione per la nostra città.